Ciao amici, eccoci al pagellone. Abbiamo voluto fare un pagellone di questa prima metà di campionato. Non sono voti definitivi, ovviamente, sono voti relativi solamente a queste giornate, quindi non sarò particolarmente duro. Parto da 4. Anche se all'inizio, quando ho pensato a questa cosa, pensavo di iniziare da 2, francamente, perché qualcuno forse l'avrebbe meritato. Però c'è una possibilità per tutti, anche se. Parlando con Walter Sabatini, che è stato ospite da noi al club, abbiamo convenuto che non si deve pensare che perché ce l'abbia fatta l'anno scorso la Salernitana a fare il miracolo, ce la possano fare anche le altre squadre. Non è così semplice e così immediato. Ho la classifica qui sotto, così riusciamo ad andare in ordine e riusciamo a dire le cose con calma. Partiamo con le ultime due, che sono Verona e Sampdoria. Sicuramente questi sono i 2-4. Sono due squadre diverse, secondo me. Il Verona ha venduto troppo, ha venduto, se non sbaglio, 60 gol e non l'ha ricomprati. In cima alle classifiche negative di X gol, purtroppo c'è una delle sue punte, cioè Lasagna, che ha segnato molto meno di quanto avrebbe dovuto, però la squadra, comunque anche con la nuova direzione tecnica, lancia il pallone, non gioca, non ha uno sviluppo. Quindi secondo me farà molta difficoltà, deve intervenire a gennaio, altrimenti sarà molto difficile. Per la Sampdoria, secondo me, che è 4, anche per la Sampdoria, e poteva anche essere di meno, il discorso è un po' diverso. Io ho l'impressione che la squadra vada in campo già sconfitta. E anche il mio amico Deghi non è riuscito a cambiare il corso delle cose. Cioè non è riuscito a dare quella spinta emotiva che ci si attendeva. Io credo che dipenda molto dal fatto che la vicenda societaria ha influito tantissimo. Tutti i giocatori hanno giocato al di sotto delle loro possibilità. La squadra proprio non dà segnali di ripresa. E quindi per questo, se fossi un tifoso della Samp, sarei molto molto preoccupato. Adesso si parla del closing e le cose potrebbero cambiare, ma guardate che la distanza in classifica comincia già a essere importante. Ripeto, non bisogna pensare per quello che ha fatto la Salernitana, che è paragonabile solo al recupero della regina di Mazzari nella storia del calcio, tanto per intendersi recente italiano. Non bisogna pensare perché ce l'ha fatta, ce la possono fare anche le altre. Secondo me sarebbe un punto di vista sbagliato. Cremonese prende 4 pure la Cremonese. Qui c'è da fare un discorso diverso. Io pensavo che la squadra fosse costruita in maniera molto razionale. Non mi erano dispiaciuti gli acquisti. Qualcuno non ha reso probabilmente come avrebbe dovuto. Però qui c'è anche il fatto che si è andati a giocare in Serie A così, un po' felici di esserci. Ma in Serie A non puoi essere felice di esserci. In Serie A devi giocare in una maniera diversa rispetto a quello che avrebbe dovuto fare in Serie B, una cosa che per esempio il Monza ha capito con il cambio di allenatore. E quindi è molto complicato, anche se la Cremonese forse ha meno punti di quelli che avrebbe meritato, perché qualche partita l'ha pareggiata soprattutto e magari avrebbe meritato di vincerla. Però ecco, io credo che qui ci voglia proprio un cambio di passo, cioè bisogna cambiare non tanto l'allenatore, che pure deve un po' cambiare il suo atteggiamento in campo, ma secondo me bisogna proprio cambiare la mentalità per riuscire a tirarsi su. E quindi le prime tre, insomma, prendono lo stesso voto. Lo Spezia, secondo me, prende 6 stiracchiato. Ho visto alcune partite e mi sono divertito. Avrebbe meritato un voto più basso se non ci fossero state le ultime giornate, che secondo me hanno un po' cambiato, ho visto qualcosa di diverso in campo. E quindi voglio un po' premiarla. Sei pieno invece per il Lecce, non solo per Baschirotto, che saluto, ma per la squadra che lotta. Ecco, è esattamente il contrario di quello che ho detto per la Sampdoria. Cioè, il Lecce, anche se in mezzo li potrei dare al Lecce, è una squadra che veramente in ogni partita mi sembra voglia dare il massimo possibile. I giocatori in campo sono col coltello tra i denti. L'allenatore si è ben calato perché la conosce nella realtà della Serie A. Ha capito che questa è una squadra che deve lottare su ogni pallone per riuscire a salvarsi. E se continuerà a lottare su ogni pallone, ha buone possibilità di farcela, soprattutto perché le distanze incominciano ad allungarsi, no? Cioè, Lecce ha 15 punti, quindi ha già 8 punti di vantaggio sulla zona di retrocessione. Guardate, questo conta perché ti fa giocare non con l'acqua alla gola e non con l'ansia. Ed è difficilissimo invece giocare con l'acqua alla gola, perché quando sei indietro devi recuperare, ogni volta che sbagli diventa molto più difficile. Poi riuscire a riprendersi emotivamente, perché alla fine non puoi più sbagliare, cioè più tempo passa e meno possibilità di errore c'è. E
E quindi il fatto di aver maturato un buon punteggio nella prima metà, in questa prima, neanche metà di campionato, diciamo in questa prima fase di campionato, secondo me è un elemento molto positivo. Quindi do 6 e mezzo. Invece do 5 al Sassuolo. Non tanto per la posizione in classifica, quanto perché ho atteso un po', perché capivo che dopo tante cessioni la squadra doveva un po' riprendersi naturalmente. E ha operato sul mercato. Però è vero che mancava Berardi, che è un elemento fondamentale, quindi magari questo potrebbe far cambiare anche i giudizi. Però io non ho visto il Sassuolo delle passate stagioni. Mi è sembrato un po' più arruffone, un po' più arrugliato. Non l'ho amato come ho amato le squadre precedenti. Capisco che non è facile ricostruire, però secondo me ci si doveva attendere qualcosa di più. Il Monza. Allora, al Monza do 6. Ma avrei dato 4 la prima parte di campionato e 7 e mezzo la seconda. Si è ritrovato, ha trovato la sua dimensione, ha dei giocatori rispetto alle altre che lottano per la salvezza, secondo me, superiori, solo che anche il Monza ha pagato l'impatto con la Serie A. E qui mi dispiace questo, perché io stimo molto, ma che mi sembra abbia cercato di ripetere nella massima divisione quello che ha fatto l'anno scorso. Anche nelle scelte è andato un po' sui suoi, no? E questo secondo me non può essere un discorso valido. Ormai la distanza tra la Serie B e la Serie A è notevole. C'è molta più distanza tra la B e la A che tra la C e la B. Come mentalità, come gioco, cioè se tu giochi in un modo in Serie B, magari se concedi non ti puniscono. Se invece tu concedi in Serie A, 8 volte su 10 ti puniscono, perché la qualità è superiore. Soprattutto quando giochi con le grandi, ma non solo. Mi sembra che Palladino, soprattutto nelle prime giornate, abbia capito quello che deve fare, mi piace perché è un gasperiniano convinto, è un giovane, quindi ha delle idee, ma soprattutto è un uomo che ha giocato tanto tempo e sa che ci sono delle partite dove puoi fare determinate cose, delle altre dove invece ne devi fare delle cose diverse, anche difenderti, anche fare, non dico catenaccio, ma comunque chiudere la squadra, sicuramente ripararti di più dietro. Mi sembra che lo abbia fatto, ci sono stati degli alti e per la verità anche dei bassi, anche con il nuovo tecnico, però devo dire che in generale merita, per quanto ha recuperato, almeno la sufficienza facendo la somma dei due momenti. All'Empoli, guardate, do addirittura 7. L'Empoli è una squadra perfettamente calata nella sua realtà. Cambia giocatori, ne trova sempre di nuovi, ma è una squadra tosta e soprattutto gioca le partite che deve giocare. Sapete, a certi livelli, l'ho detto anche per il Monza, bisogna fare delle scelte, perché comunque tanto i punti alla fine li fai con delle squadre che sono quelle che lottano con te. Non ha un gioco entusiasmante l'Empoli, però ha un gioco molto concreto. Io imparo sempre dai grandi e ho imparato da Fabio Capello che bisogna sapere dove si è. Capello dice sempre, la prima cosa che deve fare un allenatore è capire dove sta, perché a seconda di dove sei ti devi comportare. Ecco, l'Empoli ha capito dove sta, ha capito la sua posizione, ha capito quello che deve fare e lo sta facendo. 7 anche alla Salernitana, perché rispetto all'anno scorso ha un punteggio molto più alto, ma non solo per questo. Mi è dispiaciuto naturalmente per Walter Sabatini, che sempre al club ha spiegato che c'è stata un'incomprensione al presidente, anzi una litigata, e per questo poi è dovuto andare via. Però con Nicola, che è stato addirittura un in bilico, e quello sarebbe stato un errore clamoroso, quello di mollare Nicola, ha trovato dei punti importanti del gioco e anche dei giocatori. In particolare a me piace molto Dian. E quindi sta facendo quello, anche più di quello che doveva fare, perché la posizione in classifica è vero che sono tutte raggruppate a parte le ultime tre, ma la posizione in classifica è una posizione in classifica importante. Non so quanti l'avrebbero pronosticata, dodicesima la Salernitana, dopo questa prima metà di campionato. Nicola, con il sorriso sulle labbra, è riuscito a rimettere a posto la situazione anche in momenti difficili. E quindi sono contento per lui, sono contento anche per questa squadra e per il tifo di Salerno, che è un tifo straordinario che io ho conosciuto in Serie B. Sono andato a Salerno a fare delle partite quando la Salernitana era in Serie B tanti anni fa, prima del nuovo ciclo, prima addirittura del ciclo Lotito, e quindi sono contento per loro. Bologna. Adesso il Bologna mi piace. C'è stata questa separazione un po' traumatica da Sinisa Mihajlovic. Allora, umanamente, certo, siamo rimasti tutti un po' perplessi. Però io capisco anche che la proprietà debba pensare alla squadra e forse mancava in quel momento un po' di spinta. Io abbraccio Sinisa, che è un ottimo tecnico, un grande uomo. Però adesso la squadra gioca in una maniera diversa.
è anche più spettacolare a tratti, segna di più, fa più punti. Qualche giocatore si è ritrovato, penso a Soriano, che invece mi sembrava un po' disperso. Adesso è ritornato a buoni livelli e quindi anche al Bologna do 7. A quest'ultimo Bologna in generale gli darei, diciamo, 6 e mezzo. 6 e mezzo anche il voto della Fiorentina. Perché? Perché io ero convinto che potesse far meglio. Ero anche convinto che potesse esprimere un gioco migliore. E qui bisogna parlare degli attaccanti, naturalmente, che si sono ritrovati soprattutto nelle coppe europee, in particolare Jovic. E però l'ho detto già altre volte, non voglio insistere troppo con questa cosa, però l'agitarsi di italiano secondo me non facilita poi la lucidità della squadra. Io credo che Italiano abbia dimostrato di essere un ottimo allenatore con la potenzialità per diventare un grande allenatore. Però tutti dobbiamo crescere, forse in qualcosa ancora deve crescere. Ha aggiustato la squadra e questo gli fa molto onore, che vuol dire che non è uno che ha il suo credo e non abdica mai, è uno che capisce che può migliorare in diversi modi. Ha migliorato in questo momento in un modo molto pratico, cioè cercando di portare la squadra più vicina alla porta e quindi creando anche più occasioni da gol, ma nello stesso tempo mantenendo un certo equilibrio. Credo che se riuscirà a trovare continuità con gli attaccanti potrà ancora salire in classifica, però per il momento secondo me non vale più di 6 e mezzo. Al Torino invece do un 7 pieno, perché Juric è bravo ragazzi. A me non piaceva tanto o non è piaciuto in alcuni momenti della sua carriera come atteggiamento, anche lui. Lo trovavo un po' troppo aggressivo, un po' troppo compiaciuto del suo modo di fare. Però, per esempio, se ci fate caso, sono piccoli segnali ma sono importanti per capire l'intelligenza dell'uomo. Se ci fate caso, ha leggermente cambiato il suo look quando viene a parlare. Leggermente, mica tanto, non è che è un uomo cambiato. Ha cambiato, ha capito delle cose, ha cambiato il suo look, ha cambiato il modo di porsi, dopo soprattutto quella terribile, orribile scenata di quest'estate. E dice che anche lui deve fare delle cose per migliorare la squadra e questo anche gli fa onore, ma soprattutto io credo che questo suo essere un po' pacato, un pochino più pacato, è una dimostrazione di grande intelligenza, cioè lui ha capito che forse quel tipo di atteggiamento non pagava fino in fondo. Sono piccoli dettagli che fanno crescere le persone e fanno crescere le squadre. Questo è un dettaglio importante. Poi la squadra a tratti gioca anche in maniera divertente. È una squadra che porta degli uomini anche di classe vicino alla porta, anche quando, perché non ce l'ha, perché si sono fatte male, gioca senza punte. Continua ad essere aggressiva, ha perso, ricordiamoci, uomini importanti come Bremer, ma non ha perso solidità. È in una posizione di classifica ottima, perché chiudere al nono posto è, secondo me, un ottimo risultato. Ha sbagliato qualche partita, in particolare io credo che ci sia un problema psicologico del Toro sul derby. Cioè, giocano molte partite da toro, poi quando arriva al derby non riescono a giocare da toro, è come se avessero proprio un complesso. È un po' il complesso che aveva il City, non pre-Guardiola, ma pre-acquisto di gruppi importanti, nei confronti del Manchester United. Nel periodo, per esempio, di Ferguson, quando riuscirono a incontrarsi, che poi il City ha avuto un po' di traversie anche tra retrocessioni e promozioni, ma quando si incontravano aveva un po' questo complesso. E non lo dicevo solo io, lo dicevano i tifosi del Manchester City. Ecco, questa è una cosa che va vinta soprattutto dall'interno. Il Toro, se c'è una partita che deve giocare veramente da Toro, è proprio il derby. E invece lì rimane bloccato. Sarà tutta la serie di sconfitte che ha avuto, il fatto che non riesce mai a fare risultato, anche magari prendendo gol all'ultimo minuto. Ecco, si deve scrollare di dosso questa cosa e ha la possibilità di farlo da qui alla fine del campionato. L'Udinese era da 8 o 9 addirittura quando viaggiava fortissima. Adesso non è più da 9, ma comunque è un grande campionato quello dell'Udinese. È una squadra molto fisica, costruita come al solito alla grande. Sono cambiati i tempi, sono arrivati gli algoritmi. Prima loro avevano una sala con tutte le parabole collegate con le televisioni di tutto il mondo per riuscire a vedere anche la Serie B cilena, per riuscire a trovare dei giocatori importanti, hanno mantenuto, mi sembra evidente, una grande capacità di scouting, che non è propria di tutte le squadre, è stata propria invece del Napoli, per esempio, quest'anno, e quindi sono riusciti a trovare, riescono sempre a trovare dei giocatori importanti. Questo va bene per il bilancio, perché l'Udinese è una delle squadre, delle poche squadre, credo che abbia addirittura guadagnato, anzi che guadagna, attraverso la compravendita dei giocatori, mantenendo sempre però un assetto costante. Quest'anno
forse ha pensato a un certo momento di poter fare un salto di qualità. Qualcuno di voi mi ha anche chiesto nel corso di questa stagione se io pensavo che potesse essere il nuovo Leicester. Io vi ho detto che non pensavo potesse esserlo, perché manca un po' la qualità che comunque c'era in quella squadra di Ranieri. Però sicuramente è un campionato positivo, quindi all'inizio 9, adesso comunque gli do un 7 pieno, anche 7 e mezzo all'Udinese, perché anche l'Udinese non pensavi certo che doveva avere l'ottava in classifica a questo punto. Poi c'è la Roma. Allora, abbiamo analizzato al club alcuni numeri della Roma che sono veramente sconcertanti. Voi sapete cosa sono gli XG? Gli XG sono i gol che avresti dovuto segnare in base a quando hai creato, in quale posizione del campo hai creato l'occasione da gol. Ovviamente se tu crei un'occasione da gol davanti al portiere hai una possibilità di segnare molto alta e quindi ci si aspetta un gol, anche addirittura le statistiche parlano di un gol 0,2. Comunque diciamo che se tu segnassi tutti i gol che avresti dovuto segnare avresti una posizione in classifica. C'è poi un altro dato importante che sono gli x-got del portiere, cioè i tiri verso la porta pericolosi, e anche qui c'è un dato, cioè quanti sono i gol che avresti dovuto incassare e quanti sono i gol che in realtà hai incassato. Vi faccio un esempio. Se Osimhen avrebbe dovuto segnare 6 gol in questa stagione e in realtà fino adesso ne ha segnati 9, vuol dire che sta overperformando di più 3. Cioè ha fatto 3 gol in più di quanti ci si attendeva da lui in base alle occasioni che gli si sono presentate. Se Meret doveva incassare 7 gol, faccio un esempio, ne ha incassati 5, vuol dire che ha overperformato, cioè che ha salvato sicuramente 2 gol. Sapete quali sono i numeri della Roma? Allora, Abraham e Pellegrini insieme avrebbero dovuto fare 7 gol in più, se ci mettiamo anche Belotti, se non sbaglio, arriviamo a 9. E d'altro canto, il portiere Rui Patricio ha incassato almeno 4-5 gol in più di quelli che avrebbe dovuto incassare. Diciamo che la somma, eliminato Belotti, la somma fa quasi 10 gol, dei gol che avrebbe dovuto segnare in più e dei gol che avrebbe dovuto incassare in meno. Ora, non è che queste statistiche ci dicono che così doveva essere, che è ovvio che ogni tanto si sbagli, però 10 gol sono tantissimi. 10 gol di differenza fanno una differenza tale che se avesse fatto quei gol e avesse incassato meno reti, la Roma sarebbe al secondo posto in classifica, a una distanza inferiore ai 5 punti dal Napoli. Quindi anche facendo un po' la tara, voi capite che ha influito tantissimo la stagione negativa di Abraham, il fatto che Pellegrini corre tanto e magari un po' meno lucido sotto porta, e anche il fatto che Rui Patricio, come un po' si vedeva anche a occhio nudo, non è stato sicurissimo in tutte le partite. Questo prescinde da quello che si pensa, cioè non sto dicendo che la Roma avrebbe meritato quella posizione sicuramente, perché comunque la Roma ha un modo di giocare che non è divertente, anche ai tifosi romanisti non piace. Mourinho ha preso delle posizioni molto particolari, vedremo quale sarà il risultato alla fine del campionato, perché delle volte queste cose funzionano, al Tottenham per esempio non hanno funzionato, però sicuramente alla Roma do 6, perché avrebbe potuto fare meglio, ma ha comunque creato più della sua posizione in classifica. E quindi do 6 per questo motivo. È un voto che salirà, però se salirà anche la qualità di gioco, che deve comunque salire, perché la squadra obiettivamente in alcune partite ha giocato veramente, al di là del fatto che faccia il risultato o meno, ha giocato veramente malissimo. Però anche qui mi rifaccio una cosa che ha detto Sabatini e che è molto interessante. La Roma le partite non le regala mai, cioè anche se sei in vantaggio con la Roma fino all'ultimo minuto la Roma se la gioca e lotta, e questo è un dato sicuramente positivo. Tutti questi elementi insieme fanno parlare di un 6 che per l'Atalanta si tramuta in un 7. Voi direte, ma l'Atalanta è in testa, è crollata, perché il 7, fai la media dei voti? No, non faccio la media dei voti con l'Atalanta, io dico solamente che l'Atalanta è in ricostruzione. Cioè ha cambiato molto e sta ricostruendo la squadra, è un po' in mezzo al guado, perché da una parte ha dei giocatori diciamo in là con gli anni, dall'altra sta cercando invece con quelli che sono arrivati, di creare un tipo di gioco che preveda anche l'utilizzo dei giovani, e mi dispiace che non ce ne siano, a parte Scalvini, tanti italiani come invece era nella tradizione. E quindi per questo do 7, perché quella posizione che aveva prima in classifica, su tutti i numeri X-GOT, XG, X-POINTS, cioè i punti che erano previsti, che avrebbe dovuto prendere, stava nettamente overperformando in quel periodo. Indice di pericolosità, che è un indice che ha inventato Maurizio Viscili, che è molto interessante per capire l'andamento delle squadre. Ecco, era nettamente sopra rispetto al suo livello in quel momento, nel momento in cui viaggiava verso la testa del campionato. Questa posizione in classifica, secondo me, è leggermente sotto,
Però io non credo che l'Atalanta in questo momento possa facilmente entrare nei primi quattro, insomma. Sarebbe una grande impresa per l'Atalanta entrare nei primi quattro. Il voto crescerebbe moltissimo proprio perché è in una fase, diciamo, di passaggio tra una generazione e l'altra. Inter. Allora, all'Inter do 7 perché per la Champions League merita 8, 8 e mezzo anche per come è passata in Champions League. Ha fatto un grande girone di Champions League. Campionato è già a un livello tale per cui non si può più permettere di perdere l'Inter, non può più sbagliare. Se quando perdi così tanto, 5 partite, poi diventa un po' complicato, in stagione diventa un po' complicato poi riprendersi. E soprattutto non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra all'inizio. Qualcuno di voi mi prendeva in giro perché dicevo che non si salutavano tanto e si mandavano a quel paese. Invece questo scollamento secondo me si avvertiva. Voi facevate vedere, alcuni di voi facevano vedere le foto degli abbracci, ma dopo il gol non c'è senso. Prima in campo che lo vedi se c'è tensione, poi un po' di tensione si avvertiva. Questa è la verità. Adesso mi sembra che gli uomini di personalità, in particolare Barella, che è un leader, abbiano capito la situazione. Barella non gesticola più come prima, ha capito che non può essere lui il primo a protestare, ad arrabbiarsi con i compagni, perché anzi lui deve essere il primo a stare vicino ai compagni, proprio perché è un leader naturale, un leader nato. E quindi direi che proprio il cambiamento che ha fatto Nicolò, che si agita meno e segna di più, è emblematico del cambiamento dell'Inter. Però non è detto che in alcuni momenti quel vizio non ritorni, perché comunque nasconde delle cose di fondo, secondo me, che spero abbiano risolto, ma che insomma si possono risolvere, ma mai, secondo me, in maniera definitiva. La squadra è molto buona, è allenata bene. Magari ogni tanto si dica delle sostituzioni di Inzaghi, ma ho visto che ha cambiato anche lui, adesso a esagerare sempre sulle ammonizioni, sui cambi di ammonizioni. Però ecco, il dubbio mio è, speriamo per l'Inter che non ritornino quei momenti, cioè i momenti di nervosismo. Una squadra più tranquilla è una squadra che può rimontare in campionato. Difficilmente, secondo me, potrà lottare per lo scudetto nella seconda parte, ma non è detto, perché se infili un filotto come ha fatto la Juventus puoi rientrare tranquillamente, anche se Napoli viaggia a velocità siderali. Non ci credo tanto proprio perché ha perso moltissimo e vale il discorso che ho fatto prima per la retrocessione, cioè quando sei con l'acqua alla gola, quando non puoi sbagliare, anche il minimo passo falso ha una forza dirompente emotiva nel gruppo maggiore rispetto a una sconfitta di chi di perdere se lo può permettere. Alla Lazio do a tratti anche 8, sicuramente 7 e mezzo, non in Europa. E mi dispiace l'atteggiamento della Lazio in Europa. In campionato ha giocato delle partite bellissime. Ha messo in mostra grandi giocatori, un ottimo gioco, è molto divertente. A tratti è stata, secondo me, con il Napoli la squadra più divertente del campionato. Ha dovuto sopperire all'assenza di Immobile, ragazzi. Cioè, Immobile, stiamo parlando praticamente dell'unico centravanti che ha la Lazio. E che centravanti? Scarpa d'oro, capocannoniere consecutivo, cioè stiamo parlando del più grande goleador che c'è in questo momento in Italia e quindi l'assenza non poteva che pesare un pochino. Quarta posizione in classifica, però secondo me un'ottima posizione e soprattutto una posizione raggiunta con un gioco divertente, a tratti anche spumeggiante e quindi merita l'otto in classifica. Poi arriva la Juventus, che è più in alta in classifica della Lazio, ma certo le aspettative erano diverse. Obiettivamente il girone Champions è da 2, da 3, cioè una cosa pessima, non si può perdere in Israele in quel modo, cioè, obiettivamente proprio non si può fare. La squadra adesso gioca un po' meglio, ma è anche stata favorita nelle ultime partite, secondo me un po' dal calendario, però si è ripresa dal secondo tempo con l'Inter, fondamentalmente anche dal punto di vista del gioco. Ha trovato un leader. Allegri secondo me non riusciva a trovare una corrispondenza in campo, cioè uno che portasse il suo pensiero lì, portasse la sua grinta lì. Danilo, che adesso è al Mondiale, ha sicuramente cambiato un po' il suo atteggiamento, cioè si è preso la squadra sulle spalle dal punto di vista emotivo e ha cambiato anche l'atteggiamento della Juventus, che però non posso valutare più di 6, obiettivamente, ragazzi, perché il 6 è dato dalla rimonta e dalle vittorie consecutive di questa parte di campionato. Tratti ha giocato malissimo la Juve, lo sanno i giocatori, lo sa la dirigenza, lo sa anche Max Allegri, che però, occhio ragazzi, a mettere a posto le cose è il più bravo di tutti. Pensate quello che volete del gioco di Max, a me non interessa, non voglio entrare nelle polemiche. Io personalmente, lo sapete, sono uno che apprezza comunque l'equilibrio in campo, mi piace vedere giocare bene, ma credo che nel calcio professionistico poi contino i risultati e che quindi va bene avere una filosofia di gioco arrembante, ma se poi i risultati arrivano, perché se poi non vinci la Juve, puoi giocare come ti pare, ma non va bene. E quindi gli do 6.
così, una sufficienza veramente stiracchiata per questo finale di campionato, perché in Champions è stato obiettivamente un disastro che neanche mi aspettavo. Do. Mancano il Milan e il Napoli. Facciamo prima a Napoli do 10. Non c'è niente da dire. Non si può dire niente a Napoli. Campagna acquisti. Inserimento di giocatori. Quel geniaccio di Spalletti. Impegno dei ragazzi. Quando entrano in campo quelli che stanno in panchina mordono il campo, mangiano l'erba. Non c'è una polemica al momento. Tutti si sono comportati perfettamente dal punto di vista della comunicazione. La squadra è divertentissima. Ha fatto vedere dei mostri. Kvara, Kim, ma non solo, Anche Zielinski, che sta giocando una stagione che non è quella che non è uguale a quelle che aveva giocato, soprattutto a quella dell'anno scorso, molto superiore. Ha recuperato giocatori importanti. C'è Mario Rui che gioca benissimo, ma adesso anche Oliveira, che è stato inserito piano piano quando ci sono le partite più fisiche. È divertente, è spettacolare. Li devo ringraziare perché mi hanno fatto vivere due partite di Champions con l'Ajax, soprattutto quella ad Amsterdam, mi ha fatto sentire proprio orgoglioso. Ero lì e vedevo una squadra italiana che imponeva il gioco così, su un campo difficile comunque, come quello olandese, con una squadra che non è al massimo l'Ajax in questo momento, perché comunque è blasonata, è l'esempio del grande gioco, del gioco spettacolare, quindi 10 al Napoli. Al Milan, quasi quasi vi chiederei aiuto su un po' dal Milan. Allora, il Milan è andato benissimo in Champions, e secondo me era il vero obiettivo. In campionato, secondo me, ni. Ogni tanto sì, ogni tanto no. Ho visto delle cose che mi sono piaciute poche. Un metro in meno, una chiusura in meno, un po' di fame in meno, un po' di appagamento in più. Però insomma, io personalmente gli do 8,5, facendo la somma della Champions e del campionato, tra 8 e 8,5. Ditemi voi anche nei commenti cosa ne pensate. E naturalmente, se vi piace questo canale, iscrivetevi. E, notizia importante, iscrivetevi anche su Twitch. Partiamo così, tra amici, senza pretese, ma con un'idea ben precisa in testa. Cioè, io vorrei fosse l'espressione di tutti noi, della nostra community. C'è la possibilità di avere un dialogo diretto lì, mi piace molto l'idea. Non sono ammessi gli insulti, sono ammesse le prese in giro, sono ammesse le critiche, c'è anche il bialto, sul primo che si prende in giro ci prendiamo anche le critiche, ne discutiamo con calma, però a me gli insulti non mi piacciono, perché non portano da nessuna parte. Non insulterò nessuno io, non sono solito farlo, lo sapete, cerco più che altro, ogni tanto magari dico qualche parolaccio per divertirmi, ma cerco di motivare quello che dico. A me l'insulto non ha mai dato l'idea di una possibilità di crescita. Quindi no insulti e cresciamo insieme. Siamo in attesa dei vostri consigli per poter fare un canale che sia il nostro canale, non il mio.